Organizzazione e promozione territoriale nazionale, Guido Pianeselli. Buongiorno a tutti, buon ultimo probabilmente a chiudere insieme a Anna Cavallo i tavolo. Sentite? Ok, mi devo avvicinare di più. Dopo Torriero, che ho sentito che ha già preparato diciamo la mozione da, da presentare alla presidenza, io avendo chiuso il tavolo e avendo buttato giù due appunti, diciamo solamente nel momento in cui mi sono seduto qua, riepilogo un po', abbraccio quello che è stato diciamo l'attività di questo tavolo, che parlava di organizzazione e promozione territoriale e nazionale. Praticamente siamo partiti esaminando quelle che sono diciamo le strutture ufficiali del popolo e della famiglia. E siamo partiti dallo statuto, se posso un attimo forse il microfono. Siamo partiti dallo statuto, e dalle delibere e dagli atti ufficiali. E da qui abbiamo posto diciamo ai militanti che hanno partecipato, che facendo un po' parte diciamo anche qui un po' da tutta Italia, abbiamo posto dei quesiti innanzitutto su quello che era il discorso strutturale, quello che pensavano loro, partendo da quello che Mario aveva chiaramente richiesto e rappresentato, cioè noi non possiamo strutturarci burocraticamente, ma dobbiamo darci o dotarci di una struttura snella. Non siamo nessuno alla ricerca di cariche, non siamo nessuno alla ricerca di posti di prestigio, ma dobbiamo augurarci che altre persone vengano con noi per combattere insieme la battaglia. Questa è una cosa importantissima, perché non è la nostra persona che deve essere messa in evidenza, e questo è emerso chiaramente, ma deve emergere il servizio. Il primo di noi sia l'ultimo, e poi credo che noi, appunto, essendo tutti cattolici, questo messaggio lo possiamo comprendere bene. Per cui siamo partiti, diciamo, da questi aspetti, e ognuno ha rappresentato, diciamo, quella che era la sua visione. Da questa visione in generale è emerso che questa organizzazione che noi dobbiamo creare deve utilizzare le persone al massimo delle loro capacità, quindi sostanzialmente sviluppare i talenti che sono in ciascuno di noi. Noi siamo in tanti qui, no? Ma siamo tutti diversi. Ognuno di noi è capace di fare delle cose migliori e delle cose che non sa fare, perché chiaramente abbiamo diverse peculiarità nel nostro essere. La nostra capacità, con risorse scarse, perché noi abbiamo risorse scarse, non siamo tantissimi, come diceva Mario ieri, siamo comunque un bel gruppo, perché voglio vedere un movimento, un altro partito che come noi, persone che vengono qua a proprie spese, radunare tutte queste persone che appunto hanno riempito la sala, cioè sostanzialmente anche Nicola ha fatto aggiungere delle sedie, quindi cioè la rispondenza di noi come persone c'è, e questo è molto molto importante, perché è la motivazione che ci spinge. Noi non saremmo qui se non avessimo dentro di noi questa motivazione. Tutto quello che è successo ci avrebbe già smontato tantissime volte. Ora, per cui, diciamo, siamo partiti da questo, e cercare di capire all'interno di noi quello che possiamo tirare fuori nel modo migliore, intervistando le persone e dicendogli tu cosa vuoi fare. Ma abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è quello di... noi ce lo siamo posti, diciamo. Io l'ho proposto, diciamo, è stato sostanzialmente accettato. In un anno raddoppiare il numero di militanti. Perché noi dobbiamo riuscire a fare questo. Non abbiamo mai avuto questa pausa, che a parte alcune regioni dove si voterà, non abbiamo mai avuto questa pausa così lunga per poter lavorare. Siamo andati di elezione in elezione, di corsa, veramente sempre di corsa, in affanno. Oggi è il momento di cominciare a pensare a portare agli altri il messaggio nostro e trovare nuovi militanti. Quindi, per cui, partendo da questo, siamo poi passati a un discorso organizzativo.
cosa pensate voi della struttura, cosa serve per la struttura e poi quali sono le modalità per avere questi nuovi militanti. Allora, innanzitutto è stato unanimemente diciamo richiesto, qui c'è ora c'è Mario anche qua davanti e quindi poi faremo una mozione ben strutturata, che ci sia una presenza di un coordinamento a livello regionale, colà dove si può, perché in alcune regioni siamo un po' più deboli, ma dove siamo strutturati c'è bisogno di un coordinamento regionale, di un coordinatore e di un coordinamento regionale. In tal senso Nicola, diciamo che previene un po' queste cose, sostanzialmente ha già si è mosso in Sicilia, Puglia, in particolare nel Lazio, dando una strutturazione più efficace sui vari temi e per quello che riguarda l'organizzazione della regione Lazio. Poi se ne potrà parlare, sarà oggetto appunto anche dell'istanza che noi faremo alla presidenza tradotta da queste righe e praticamente questa è la prima struttura che noi ci siamo posti diciamo come obiettivo. Gli altri aspetti è come noi facciamo a raddoppiare, se questo è l'obiettivo, il numero di militanti. Noi abbiamo utilizzato, e qui lo prendo un attimo come esempio, noi abbiamo utilizzato Cenacoli. Sono da ripetere chiaramente, sono degli incontri che vengono fatti tra amici. Chi è chi ti ascolta meglio dell'amico? Quindi sono da ripetere, abbiamo forse tralasciato adesso, ma bisogna ricostruire rapporti personali in questo senso. Superare il gap dei cattolici, politica, non ci fanno entrare nelle parrocchie, quindi, anche Mario l'aveva accennato, tipo la creazione o lo sfruttamento di associazioni che possono permettere di portare il nostro messaggio e non solo il nostro messaggio, ma anche i nostri dei temi specifici. Quindi, ma questi temi specifici, faccio riferimento per esempio ad Amato, che aveva dei temi che presentava in maniera efficace, devo dire, però non raccoglieva, non avevamo raccolta da questo. Noi dobbiamo presentare una serie di temi, utile in affitto, condizione femminile, reddito di maternità, cioè e sviluppare in maniera standardizzata. Se ci sono delle persone, nel Lazio ci stiamo muovendo così, ci sono delle donne che si stanno organizzando per fare questo, per portare questo nelle parrocchie o in realtà oggettivamente laiche, con toni sicuramente diversi. Questo è importante perché ci consente comunque di entrare anche in quel mondo di cattolici che non comprendono quello che noi facciamo oggi. Purtroppo questa è una realtà, cioè molti ci guardano con gli occhi stralunati, dice ma che cosa sono, cosa fanno, credo che ci capiti un po' a tutti. Noi dobbiamo riuscire ad entrare e veicolare il nostro messaggio piano piano, con tranquillità. È chiaro che non sto qui a ribadire l'importanza dei banchetti, che è stato ridetto. I social, ne ha parlato prima un attimo Castro, utilizzare meglio i social, utilizzarli in modo più efficace, appunto ci sono delle proposte di Francesco, poi ne parlerà lui a parte. Si è parlato altre proposte di centri di ascolto, CAV PDF per dire, insomma sono tutte piccole proposte che metteremo in linea. Però l'importante e l'aspetto più importante che è stato sottolineato da tutti è questo incontro, questo spirito di coesione che abbiamo tra noi e dobbiamo ringraziare la Presidenza che ci ha consentito di scambiare queste opinioni, di conoscerci tra noi. Quindi credo che sia molto importante continuare questo tipo di attività almeno una volta all'anno, come è importante che ci sia poi un raccordo tra questa struttura che può nascere a livello regionale e il centro per scambiare una comunicazione che a volte è mancata. C'è stato delle lamentele per quanto riguardava la presentazione delle liste, soprattutto a livello elettorale, quindi bisognerà creare dei meccanismi di comunicazione tra il centro e le strutture regionali che si vanno creando e questo si farà con la capacità di ognuno di noi e con la buona volontà che ci metteremo, perché siamo un popolo che ha fede e quindi con questo auspicio
Credo di lasciare, insomma, diciamo a voi un messaggio da parte del nostro gruppo per ottenere gli obiettivi che ci siamo previsti. Ecco, insomma, va bene. Grazie Guido. Adesso viene Anna Cavallo, che prego di essere un attimino da buona donna, bella, eh? abbiamo sicuramente da parlare tutti, quindi per le 13:15 ci aspettano, quindi facciamo le 13:30, però non di più. Quindi 10 minuti ciascuno. Allora, vabbè. Anch'io buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto, si sente? Allora, mi sentite? Sono un po' emozionata, scusatemi. Allora, il gruppo che ha lavorato si è dedicato ai volti del femminile, vocazione, identità, maternità e lavoro. E credo che siano temi peculiari del popolo della famiglia. E fra l'altro ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, da Simona, Cristiana, Walter e tutti coloro che appunto stavano nel gruppo, perché è stato un gruppo dove sono uscite fuori cose bellissime, propositive, e su tanti aspetti, su tanti livelli. Sul piano della formazione ovviamente, anzi noi come nonne che vediamo che nelle scuole viene fatto la memoria della Shoah, vorremmo fare la memoria della famiglia, cioè nel senso di portare la cultura e la bellezza della famiglia. E innanzitutto come metodologia ho preso, diciamo, ho dato una traccia, e intanto cercando di capire, poi se la volete io vi do anche una copia, di che cosa si parla, e poi ho posto un questionario, quindi tre domande, in realtà sono più di tre domande, ma diciamo tre punti fondamentali. Uno riguarda questo, cioè nonostante i progressi che in Italia si sono avuti dal punto di vista sanitario e dal punto di vista giuridico, come le leggi sulla tutela della maternità, sono state celebrate nel 2017 70 anni dall'introduzione dell'articolo 3 della Costituzione sulla parità, siamo tutti uguali, non c'è distinzione di sesso, di lingua, di religione, eccetera. E il ministro, il primo ministro Anselmi fece le prime leggi sulla maternità, e in realtà dopo tutti questi anni le nostre ragazze vedono la maternità come un problema. Quindi ci interroghiamo. Perché questi impegni che ci sono stati politici non hanno portato frutto? Noi come popolo della famiglia, quale impegno politico vogliamo portare? A vantaggio della donna, che poi a vantaggio della coppia e anche dei figli stessi. E come secondo punto ci siamo domandati perché le coppie sempre di più scelgono di formare una famiglia al di fuori del vincolo del matrimonio, senza moralismi. Ma perché l'istituzione del matrimonio, io parlo dell'istituzione del matrimonio a livello statale, non viene scelto. E quindi ci vogliamo interrogare perché, che cos'è che politicamente non va? Come mai si sta distruggendo questa istituzione che è un'istituzione fondante della società? E quindi anche qui che proposte diamo? Come terzo punto abbiamo focalizzato l'attenzione sul fatto che i figli si fanno sempre più tardi e se ne fanno anche molti di meno, e anzi si sceglie addirittura di non farli per niente. Ultimamente c'è tutta una tendenza, no, a dire, poi adesso c'è questo discorso dell'ecologia eccetera, vabbè. E quindi le coppie con l'avanzare dell'età e crescere dei figli, che succede? Che si mette al mondo uno, forse due. Dopodiché ci lamentiamo che siamo persone anziane, che non ci aiutano, che non abbiamo sostegno. Nelle famiglie numerose, insomma, io ricordo che bene o male c'era sempre qualcuna o qualcuno che comunque non si sposava, oppure, insomma, in qualche modo la famiglia numerosa dalla quale io provengo, e quando sono morti i miei genitori, insomma, noi abbiamo aiutato tutti insieme. E abbiamo deciso anzi di tenere papà a casa, non portarlo in ospedale, e nonostante avessimo figli piccoli eccetera ci siamo dati turni, è stato un momento di coesione eccezionale.
E quindi tutto questo si sta perdendo, e perciò vediamo l'anziano come uno scarto, no? Qualcosa che abbiamo visto recentemente, quali soluzioni politiche si sta dando. Dunque, da questo gruppo è emerso tante proposte, intanto sul piano giustamente della formazione, quindi una formazione sull'educazione anche nei progetti scolastici, visto che entrano tutti nei progetti scolastici a insegnare tantissime cose, insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti la vera parità fra uomo e donna. Qual è questa parità? Una parità per una dignità duale nella diversità e nella complementarità, cioè far capire già da piccolissimi chi sono e qual è il loro progetto futuro. E di uomini e donne, insomma, in qualche modo. E educare nella scuola, quindi il bello della famiglia, quello che vi dicevo prima, e poi andare ad approfondire per controbattere questo pensiero unico. Innanzitutto conoscere a fondo che cosa andiamo a combattere, perché se non lo conosciamo a fondo rimaniamo sulla superficialità, parliamo di, per esempio, di gender, che so, e dobbiamo prendere atto che questo è il tempo in cui siamo calati a vivere e siamo stati chiamati a combattere. E il problema della fertilità, per esempio il problema della salute della donna, la fertilità che va a diminuire, e a proposito di questo la tecnologia che è venuta incontro con l'eterologa, no? Il concepimento in provetta. E allora oggi mi è stato domandato da Anna. Allora chiudiamo, sì, perché ecco, poi dice gli altri non hai detto. Vabbè, allora giochiamo in casa, gli altri vengono da fuori. Allora, e quindi diciamo questo discorso della fertilità e della salute della donna che interessa anche l'utero in affitto, eccetera, eccetera. Poi c'è un assetto sociale, il reddito di maternità, ci si interroga questo reddito di maternità come poterlo ancora di più sponsorizzare, che cosa dobbiamo dire ancora di più sul reddito di maternità. E questo è venuto incontro Walter Boero, perché anzi ho proposto di fare proprio qualche cosa di mettere al patrimonio comune sulla stima dei costi e dei benefici di un figlio, perché non avere un figlio costa 200.000 euro, però avere un figlio ne guadagna lo Stato 1 milione di euro. Diceva, che stai dicendo? Tutto. Ed è vero, perché se voi pensate a quanto spende una famiglia, che è stato calcolato sui 100.000 euro, più 100.000 euro da parte dello Stato, e quanto quel figlio, quando andrà a lavorare, e quello che guadagnerà, facciamo una media di 25.000 euro l'anno per 40 anni, quella è una risorsa che è stata persa. Quindi 6 milioni di aborti che abbiamo avuto sono danni incalcolabili per uno Stato. E quindi questo è un altro punto molto fondamentale. E, tra l'altro, integrare il reddito di maternità con altre proposte, e visto che parliamo di Europa, perché non uniformarci a quello che l'Europa fa? Cosa fa la Francia rispetto alla famiglia? Cosa fa la Polonia? Che cosa fanno gli altri? L'Italia non fa praticamente nulla in confronto, perché nelle classifiche noi siamo sempre in basso, e lo potete ritrovare su un rapporto di Save the Children. E quindi uniformità a livello europeo per la famiglia, visto che parliamo di Europa. E poi abbiamo incentivi al matrimonio, quindi proporre incentivi, quindi bonus bebè, bonus matrimonio, cioè analogamente dare la possibilità. Poi per quanto riguarda i disabili, Cristiana propone, e anzi lo consegno qui alla dirigenza, il reddito di serenità, e non lo approfondisco perché Cristiana è stata proprio bravissima, ha scritto un rapporto. E per ultimo diciamo proporre un turnover per le donne che vanno in maternità, e quindi anche un navigator per il congedo di maternità. Brava. Grazie Anna. Allora, abbiamo adesso Economia e Famiglia, Danilo Leonardo. Danilo, a me è tutto. Danilo, mi raccomando,
è una mozione, però, cioè la cosa importante, cosa chiedete alla presidenza? La devo leggere e basta, me ne vado, faccio così, 30 secondi. No, vabbè, siccome mi avevano detto che sto gruppo sarebbe stato un casino, io mi ero pure preoccupato, dico, ma questi, i sovranisti, gli antisovranisti, no euro, vabbè, insomma, mai pare che è andata liscia poi, perché poi alla fine, insomma, tutto sommato, una cosa positiva c'è, che ci vogliamo bene, quindi insomma. Allora, la commissione economia e famiglia, sostanzialmente, dato che il tema è ovviamente ampio e complesso, ha fatto una discussione serena dove sono emerse tante cose, però diciamo che ci sono sicuramente c'è un punto sul quale c'è l'assoluta unanimità. Quindi la proposta, che poi si traduce in mozione, eccola qua, è il rilancio della quoziente familiare, quindi la riforma del fisco in ottica pro famiglia. A questo scopo, dato che il quoziente familiare è uno slogan, ma poi va declinato, va visto, va adattato, eccetera, eccetera, la Commissione propone, chiede la creazione di 3 commissioni permanenti, così il dibattito prosegue. Una su fisco e famiglia, la seconda sulla denatalità e la terza sull'impiego dei fondi dell'Unione Europea. Consegna all'attenzione delle commissioni l'elaborazione di proposte puntuali su sovranità alla luce della dottrina sociale cattolica e quindi dell'ispirazione cristiana del nostro movimento, proposte puntuali che tocchino il tema degli incentivi alle imprese familiari, alle aggregazioni di singoli e famiglie ai fini del risparmio e della produzione energetica e all'edilizia a misura di famiglia. Fine. Oh, bravo, eccoci, questa è la mozione. Se tutti fossero così in Parlamento, è come la proposta di legge nostra. Ci si capiva qualcosa in Italia. Allora, ci abbiamo adesso Paola Procaccini. Belli. Fa effetto parlare da qui, scusatemi. L'argomento, allora, noi ci siamo riuniti per parlare di un'etica forte, etica forte in una società fluida. Però così non leggo. Allora, devo dire che ho riscontrato all'inizio con preoccupazione, ma poi mi sono rallegrata, che il tema che noi abbiamo affrontato praticamente lo avete già sviluppato parlando dell'esito degli altri gruppi, perché abbiamo parlato di linguaggio, di comunicazione, abbiamo parlato anche di come militanti sono arrivati a scegliere il PDF e quindi praticamente il nostro dibattito sicuramente si incrocia con molte delle tematiche che sono già state enunciate, per cui andrò in maniera abbastanza sintetica a dire poi quelle che sono le conclusioni. E di fatto la grande sottolineatura è quella sul fatto di essere formati, quindi se poi vogliamo tradurlo in termini di mozione è sempre quello di andare ad approfondire i nostri temi e di farlo con un linguaggio che non sia quello di tipo di fede religiosa. Sono tutte cose già dette, però le abbiamo dette pure noi, quindi ve le ricapitolo. E devo dire che è molto interessante, questa è una piccola nota che diciamo indirizzata in particolare a Piero Chiappano, su come le persone che erano componenti del gruppo sono arrivate a militare nel PDF, e cioè abbiamo esempio un neuropsichiatra infantile che ha detto: io vivevo la mia vita, i miei principi, le cose, mi arrivano le linee dell'OMS sull'educazione sessuale per i bambini 0-3 anni e ho capito che era il momento di aprire gli occhi, e questo è un incontro con il PDF. Oppure un altro medico responsabile di unità valutativa, una persona che praticamente si è incrociata con situazioni tipo Cappato e capisce che lì c'è il condizionamento e questo gli fa scattare. Poi c'erano insegnanti, non ve ne parlo, e genitori anche. Allora, ciascuno in situazioni concrete dell'esercizio della propria professione o della gestione proprio della propria vita quotidiana, a un certo punto ha capito che la propria adesione al PDF è arrivata per logica,
non per motivi fideistici. Perché parlando appunto dell'etica fluida, che è il titolo di questo workshop, ci rendiamo conto che siamo quasi già arrivati in questo mondo distopico dove veramente il bene è mascherato da male e viceversa, no? La libertà, l'autodeterminazione, non vi sto a dire perché già sapete di cosa sto parlando. In questo mondo distopico quindi quello che conta non è parlare con gli altri con il tono di convincerli, col tono predicatorio, ma semplicemente impegnarsi per è arrivato poi Mario che ci ha detto diverse cose, io riassumerei in questa frase: la logica è etica. Non si va a dire che la vita va rispettata perché non so, perché il Signore ci ha creati, ma la vita è un bene indisponibile. È un concetto che è fondato su 2000 anni di storia giuridica nostra. Gli italiani sì, sono cattolici, ma comunque sono tali perché hanno una tradizione che è normativa, storica e che è tradotta anche in un corpus di leggi. Quindi la vita è un bene indisponibile perché non me la sono data da solo, diceva Mario, è quello su cui poi si va a parlare con le persone. Non è necessariamente il discorso di fede. Quindi, e l'ho voluto fare, mi sono dilungato un istante solo per fare l'esempio, però se dobbiamo tradurre emozioni ci possiamo richiamare al fatto che i discorsi PDF siano sempre proposti da un punto di vista di linguaggio laico e logico, che perfettamente vengono richiamati in tre punti: la tutela della vita in tutte le sue fasi, dal primo momento del concepimento fino alla morte naturale, il riconoscimento e promozione della famiglia, unione tra uomo e donna e suo insostituibile ruolo sociale, terzo, tutela del diritto dei genitori ad educare i figli. Questi sono i punti sui quali poi possiamo far partire momenti di formazione, approfondimenti, che sono sicuramente la dottrina sociale della Chiesa, ma andando in una visuale fuori dal religioso, possono essere basati su questo, che poi è il discorso di Benedetto XVI ai popolari europei, citato da Mario, che è fatto nel 2006. Però è un discorso rivolto a persone laiche, sicuramente a laici nel senso di non consacrati, ma soprattutto appartenenti a diverse confessioni, ma che si riconoscono nella radice del popolarismo europeo. Per il resto non aggiungo perché avete già detto tutto. Grazie Paola, grazie.